In questa video lezione impareremo a disegnare delle funzioni riconducibili ad archi di ellisse tipo y uguale a 2 per radice quadrata di 4x meno x quadro più 1. Per prima cosa determiniamo il dominio della funzione. Essendo la funzione una funzione razionale con la radice, dobbiamo porre 4x meno x quadro maggiore o uguale a 0. Voi disegnate anche la parabolina rivolta verso il basso che interseca l'asse x in 0, 4 e prenderemo la parte positiva, cioè x compreso fra 0 e 4. Nel grafico cartesiano ho xy, quindi voi selezionate la regione, la striscia di piano che sta fra 0 e 4, cancellando ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Quindi sia a sinistra con un tratteggio che a destra. Ok. La seconda parte dell'esercizio consiste nell'isolare la radice quadrata per poi elevare al quadrato. Quindi y meno 1 fratto 2 maggiore o uguale a 0 e poi si può elevare al quadrato sia il primo che il secondo membro. Ovviamente essendo y meno 1 fratto 2 maggiore o uguale a 0, y deve essere maggiore o uguale a 1. Nel sistema, per ottenere l'equazione dell'ellisse, dobbiamo ricostruire il completamento al quadrato in modo tale da poter leggere sia il centro di simmetria, che ha coordinate ovviamente 2, 1, sia il semiasse orizzontale che vale A uguale 2, che il semiasse verticale che in questo caso B vale 4. Quindi prendiamo il nostro righello tracciamo la retta orizzontale Y uguale a 1 e cancelliamo la parte sotto perché y deve essere maggiore o uguale a 1. Disegniamo adesso nel grafico il centro di simmetria 2, 1 i semiassi A e B e poi con la matita disegniamo l'arco di ellisse. E questo è tutto. In questa seconda parte della lezione impareremo a fare il viceversa, ossia a ricavarci l'equazione di un arco di ellisse, avendo a disposizione il suo grafico. Partiamo, dal 283. È un grafico di un'ellisse rivolta verso il basso. Individuiamo il centro di simmetria, prima cosa, che ha coordinate 3, 0. Poi ricaviamoci anche la lunghezza del semiasse maggiore, orizzontale in questo caso, che è 5, e semiasse minore verticale, che è 3. Scriviamo ora l'equazione dell'ellisse che ha centro 3, 0 e semiassi 5, 3. A questo punto, per avere l'equazione del grafico della semiellisse, mi devo ricavare la y, quindi portando le x a destra e poi facendo gli opportuni passaggi algebrici e selezionando il segno meno per
perché il grafico è verso il basso. Nel 282 devo appendere il segno più perché la x è maggiore di 0, in questo caso si ricaverà la x. Invece, ragazzi, il 281 è un esercizio errato. Voi dovete scoprire, capire perché è errato. Intanto perché mancano i riferimenti sull'asse delle x, cioè dove va a finire il semiasse maggiore, non si sa. E per verificarlo voi fate viceversa, disegnatevi quella funzione e verificate che è diversa dal grafico.